Corsi di difesa personale, degustazioni culinarie, dibattiti e spettacoli ispirati ai temi del lavoro, della cultura, delle differenze. Da oggi e fino al 21 marzo prende il via il fitto programma di iniziative del Marzo Donna 2013, presentato questa mattina da una folta rappresentanza di donne della Giunta e del Consiglio Comunale. A Città della Scienza, che venerdì prossimo avrebbe dovuto ospitare uno degli eventi in calendario, il primo e più sentito pensiero dell'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tommasielli. Le donne, la cultura delle donne non ci sta e in modo forte, in modo chiaro dice no, no all'antistato, no a tutto quello che non vuole che in questa città qualcosa cambi. Noi siamo per il cambiamento viaggia sulle gambe delle donne. Eventi dedicati alle donne saranno organizzati in tutto il territorio cittadino. L'8 marzo allo Stadio Collana l'appuntamento è con lo Sport in Rosa. Le scuole del Vomero incontreranno la squadra di calcio femminile Napoli Carpisa Yamamai. Per la festa della donna iniziative sono previste anche al Campo Rom di Secondigliano con performance teatrali e mostre di pittura e fotografia. Siamo per tutto il mese impegnati, abbiamo un calendario ricchissimo di mostre, di teatri, di partecipazione a vario titolo e il Comune di Napoli ha messo in essere dei progetti importanti in grado anche di comprendere ogni tipo di disagio di questa città. Progetto Donne Scienza, Ricerca, Innovazione, Spin-off Imprenditoriale, un progetto integrato che prevede una serie di azioni che vanno dall'orientamento alla sensibilizzazione, alla formazione, alla consulenza rivolto a donne che hanno intrapreso e vogliono intraprendere percorsi di studio e carriere scientifiche. Domenica 10 marzo nella Galleria Principe di Napoli l'incontro con le associazioni donne immigrate e in Piazza Vittoria il progetto di difesa personale con dimostrazioni di arti marziali.